Il San Nicolò c'entra il 10° risultato utile consecutivo, batte l'Olimpia Agnonese 2-0 e piazza il sorpasso in classifica proprio ai danni dei molisani nella sfida al vertice della 13ª di andata. È la gara dell'ex per Di Lullo, che ha vestito per 4 stagioni la maglia dell'Agnonese, ma è anche la partita che segna le 300 presenze con la maglia del San Nicolò per il capitano Lino Petronio. I padroni di casa partono con lo spirito giusto, i biancazzurri tengono palla, lasciano poi qualcosa agli ospiti, ma hanno il merito di sfruttare al massimo l'occasione che arriva al 21esimo. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Stivaletta viene atterrato in area. Per il direttore di gara è calcio di rigore. A batterlo va Michael Traini, che glaciale realizza il suo 6° centro stagionale portando avanti il San Nicolò. L'Agnonese, senza lo squalificato di Lollo, reagisce. Poco dopo la mezz'ora Guida avrebbe una buona occasione, ma il pallone viene deviato in angolo. La pressione che esercitano i molisani non è però direttamente proporzionale alle occasioni. Anzi, sono i biancazzurri ad avere due possibilità di raddoppiare nel giro di un minuto. Prima Petronio fa partire un tiro dalla distanza che si spegne fuori. Subito dopo Massetti va via a due avversari, arriva in area, ma il diagonale che fa partire finisce di poco fuori. La ripresa si apre con l'occasione clamorosa per l'Agnonese. Al 7° Gragnoli, entrato al posto di Nicola Guerra, pressa Milillo che perde palla. Ma il tiro che poi ne viene fuori viene fermato di testa da De Santis sulla linea di porta. In una direzione di gara abbastanza discutibile, a fare da contorno alla gara, Agnonese pareggerebbe i conti con Di Federico, ma l'arbitro ferma poco prima il gioco per fuorigioco dell'attaccante. Subito dopo Gragnoli fa partire un tiro che Ciotti para in qualche modo. I molisani premono, Ciotti per due volte ci mette una pezza, prima su Di Federico e poi ancora su Gragnoli. Il San Nicolò però è cinico. Moretti, entrato nella ripresa al posto dell'ex di giornata Di Lullo, firma con un gol una bella azione dalla destra, portando i biancazzurri sul 2-0. Moretti potrebbe anche raddoppiare qualche minuto più tardi. Su un rinvio sbagliato del portiere, l'attaccante biancazzurro raccoglie il pallone, ma l'estremo si fa perdonare e nega la doppietta. Dall'altra parte Guida prova a giro a riaprire la gara, ma la sfera finisce fuori. È l'ultima emozione per un San Nicolò che vince lo scontro diretto e che domenica prossima sarà di scena in trasferta contro il Castelfidardo. Mister, nel momento migliore dell'Agnonese è arrivato il raddoppio del San Nicolò, che ha dato di fatto la vittoria alla squadra di Epifani. Beh, sì, sicuramente, però va bene così, insomma. Spiace solo dal parte del risultato, perché siamo venuti qua a giocarci la partita contro una squadra che può vincere tranquillamente il campionato, però oggi ci siamo stati anche noi, e questo un po' mi dispiace, solo per il risultato, perché i ragazzi hanno dato tutto, specialmente poi nel secondo tempo dove siamo rientrati con un'altra mentalità, quella che di solito ce l'abbiamo. Il primo tempo abbiamo sofferto un pochettino questa mentalità e abbiamo preso un rigore che, boh, non lo so, lo devo rivedere questo qui. Loro hanno fatto due mezzi tiri, un rigore, un mezzo tiro, hanno fatto gol. Mi dispiace solo per questo. Complimenti per la sua squadra. Domenica scorsa vittoria contro il Matelica. Oggi pensavate un colpaccio anche contro la terza della classifica? No, noi ogni domenica giochiamo, l'affrontiamo diversamente. No, non è mai la stessa. Noi quando giochiamo cerchiamo di giocare a calcio e cercare di portare via il massimo del risultato. Molte volte ci riusciamo, molte volte no. Oggi abbiamo giocato un buon calcio, ma abbiamo portato 0 punti, però sono contento, è meglio perdere così che giocare arrancati o buttare palloni in avanti. Mister, ritorno alla vittoria, 10° risultato utile consecutivo, sorpasso in classifica, cosa dire di più? Ma sono tutte cose bellissime, hai detto già tutto. E oggi abbiamo affrontato secondo me una squadra forte di questo campionato, lo sapevo, e anche strutturata fisicamente, e quindi è stata una partita difficile, dura. Di seconde palle siamo stati bravi a resistere e poi a vincerla, perché queste sono scontri diretti importanti che valgono doppio. Tra i tanti nomi che si potrebbero fare oggi, mi permetti di farne uno: De Santis, che tu nella passata stagione hai spostato dal centrocampo alla difesa e oggi ha fatto davvero una buona prestazione con il salvataggio sulla linea e un'altra chiusura importante su Gragnoli. Ma guarda, io non parlo mai di singoli, però di Simone mi sento di parlare, perché credo che è il quarto anno che l'alleno e l'ho trovato qui, ha sofferto tanto, perché tranne l'anno di eccellenza che ha giocato sempre, gli altri anni l'ho utilizzato sempre poco per via dei fuori quota,
Ho visto che secondo me può diventare un grosso centrale difensivo, ci ho iniziato a lavorare l'anno scorso e si merita oggi tutti gli elogi che gli stanno facendo, perché se lo merita. Oggi ha fatto una partita immensa, è stato bravo, cattivo, è un giocatore attento, e poi c'ha tecnica di un centrocampista, e quando un difensore c'ha tecnica di un centrocampista e intelligenza di un centrocampista può fare quel ruolo alla grande, e sono contento per lui. Ti piace questo San Nicolò cinico che hai adesso? Ma San Nicolò cinico non è sempre così, quando incontri certi tipi di squadra ti devi corciare le maniche come loro, anche se noi di prerogativa non ce l'abbiamo, ma oggi l'abbiamo fatto e credo che per fare dei grandi risultati c'è bisogno anche di fare partite con le maniche corciate, perché poi se puoi arrivare alla fine devi fare risultati anche soffrendo. Però questa squadra inizia a avere dei numeri importanti, perché 10 partite, 10 risultati tutti consecutivi, penso che nelle ultime 10 abbia vinto 6 partite, quindi non credo che sia più un caso, merito ai ragazzi, perché dopo un inizio dove abbiamo sofferto tanto, perché eravamo in via di lavoro per trovare la quadratura del cerchio, adesso si stanno togliendo le grosse soddisfazioni, adesso ci aspetta sempre ogni partita di sofferenza sempre di più, perché le squadre ti aspettano.